E rieccoci qua, sempre online, con una parte diversa da quella precedente. Sono due puntate di fila che Spreaker alla fine della Gente Deve Sapere chiude la parte così e la riapre senza un motivo. Noi, come al solito, oltre a tirare giù santi e a veramente sperare di abbandonare questa piattaforma prima o poi per una più stabile che vi possa offrire un servizio migliore, non possiamo fare molto, non possiamo fare granché. Comunque, avete ascoltato i Negura Bungit, domani potrete leggere la recensione. Volevo solo ricordarvi altre cose sulla band romena, ovvero che sarà in Italia per alcune date, in particolare. Il 25 maggio sarà a Collegno con i Northern Plague, Locus Anima, Grind God e Gemini. Il 27 maggio con i Northern Plague, Sulfur e Grim God sarà al Cycle a Calenzano in provincia di Firenze. Inoltre il 29 giugno sarà al Blue Rose a Milano assieme ai Northern Plague e Grind God, i Calico Jack e gli Atlas Pain. Quindi durante la prima parte non mi ero sbagliato perché semplicemente non avevo letto la giusta riga. Effettivamente gli Atlas Pain saranno protagonisti di due live prossima settimana. E infine il 1° giugno saranno a Mezzago al Gloom, sempre assieme a Northern Plague, Grim God e questa volta Howling in the Fog. Quindi ben quattro occasioni per vedere questa band dal vivo. Band che tra l'altro dà sicuramente il meglio in piccoli locali dove inevitabilmente si crea più facilmente quell'atmosfera di cui la band è maestra, ma che richiede anche una certa scenografia, insomma, intorno a sé. Quindi personalmente spero di essere una di queste quattro date. Sicuramente qualcuno della redazione sarà al Blue Rose. Vedremo, vedremo. Sicuramente sarà un bello spettacolo. Andiamo avanti, abbiamo tanta musica da farvi ascoltare. Spreaker ci ha regalato minuti in più spezzandoci la puntata. Vedremo come utilizzarli. Per iniziare, oltre alla gente deve sapere la puntata, la parte anzi, vi facciamo ascoltare un gruppo black francese, nato addirittura nel 1991, per poi sciogliersi dopo 2 anni, nel 93, e tornare nel 2008. Dal 2008 questa band, sto parlando degli Osculum in Fame, ha pubblicato solamente 2 EP e una compilation. Ed è notizia della scorsa settimana, notizia che vi abbiamo dato sul nostro sito web e su Facebook, il fatto che è stato annunciato un nuovo full length dopo 18 anni dall'ultimo, tra l'altro unico full length della band, Dornu Paugliit del 97. L'album si intitolerà Axis of Blood, uscirà praticamente nella prossima settimana, fra pochi giorni. L'artwork e la tracklist, nonché un'anteprima, Caustis Serpentis, è disponibile online. Vedremo cosa faranno questi francesi a tanti anni dalla loro ultima uscita. Se qualcuno è interessato, possiamo anche dire che il chitarrista della band, nonché uno dei mastermind degli stessi, è un ex membro di Eurthelwen, e quindi è forse un motivo in più per dargli un ascolto. Noi cosa ci andiamo ad ascoltare? Ci andiamo ad ascoltare un pezzo dal titolo evocativo, Dark Wickedness. Questi sono gli Osculum in Fame. Buon ascolto.
Ed eccoci qua, questi erano gli Osculum in Fame con Dark Wickedness. E durante, mentre vi rimetto sotto gli Osculum in Fame mentre parlo, vi ho citato alcune quattro date dei Negurabunghet. Ne ho messe due perché, come ben sapete, durante la puntata cerchiamo di darvi i concerti che sono più vicini. Di solito la settimana, insomma, i concerti della settimana successiva, ma è giusto ricordare che i Negurabunghet saranno anche il 2 giugno a Pescara con i Servants e saranno anche il 5 giugno a Reggio Calabria. Quindi 6 date in Italia, davvero impossibile perderli. E direi che proprio perché si parlava di concerti dei Negurabunghet, direi che è arrivato uno dei momenti della puntata, ovvero quello in cui andiamo ad ignorare abbastanza velocemente i concerti che ci segnalano che avverranno settimana prossima, quindi da in realtà questa sera, perché dovevamo andare in onda ieri, fino a mercoledì prossimo. Vi ricordo tra l'altro che ci fa molto piacere se ci segnalate i concerti, naturalmente non li troviamo tutti da soli, quindi se ce li segnalate, poi li mettiamo tutti perché siamo ben contenti di farlo. Allora, domani, venerdì 22 maggio, vi trovate, se siete dalle parti di Modena, alla tenda di Modena per l'appunto, Artaius, Valok, Folk Metal Jacket e Dulcius. Tra l'altro, gli Artaius sono dal vivo anche oggi a Cassanodata, in provincia di Milano. Ma sempre domani a Saronald Old Jessie trovate invece gli Efira e i Never Again. Sabato 23 maggio, due concerti al Circolo Colony a Brescia, Valor, Capua Spegni e Duri, come vi avevo già detto, mentre i Folkston cominciano le numerose date che vi porteranno alla fine dell'estate, saranno a Pinerella di Cervia insieme ad altre band al Rock Place Club. 24 maggio, domenica, non è propriamente un concerto, sarà a Roma un seminario dal titolo Musica e mitologia, le meraviglie del folk metal. Parlerà il signor Mr. Folk e poi ci sarà il concerto degli Eventide, che sono una giovane band folk metal italiana. 24 maggio, lunedì, ci saranno i Negurabunghet, come vi ho già citato, così come mercoledì 27 maggio ci saranno al Cycle ancora i Negurabunghet. Quindi, eccezionalmente, questa settimana praticamente c'è un concerto ogni giorno, di solito si concentrano nel weekend, quindi insomma sapete cosa fare se non volete restare come al solito a casa a lamentarvi che non ci sono concerti in giro. Bene, direi che è arrivato il momento di farvi ascoltare il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo è di una band davvero molto importante e me ne voglio parlare un po' a lungo, ma ho la gola secca, devo andarmene ad aprire una birra, quindi intanto ve li facciamo ascoltare e poi ne parliamo. È una band che non so, in realtà è una di quelle band che non riesco bene a capire se è molto famosa oppure molto apprezzata da poca gente. Sono gli Otig e questo è Uldran. Buon ascolto. Fördärvas in i striden hos din gemål. Evig god och
hon kallar det för slavande mannen med fjättrad stor i smutsgiriga fann. Hon har den vackraste nö som man vill för en fann. Svett i gråmossan släpar en djurlig svans. Eccoci qua, questi erano gli Otic Band, davvero importante, davvero da ascoltare, da conoscere se non li conoscete. Chi sono stati in realtà, o chi sono, non si capisce e vi spiego il perché. Allora, gli Otic sono stati, sempre per chi non li conoscesse, una delle primissime band a suonare folk metal, nonché la band che secondo molti è stata la prima a proporre questo tipo di sonorità. C'è chi invece mette davanti gruppi come gli Skyclad o il Huracan, comunque insomma tra le primissime band a suonare folk metal come avete potuto ascoltare. I due mastermind della band erano Wintersorg, come al secolo Andreas Edlund, colui che ha naturalmente attivo il progetto Wintersorg, suo omonimo, ed è anche, ricordiamolo sempre, il cantante dei Fortnagar, oltre ad avere altri progetti attivi o meno. L'altro, colui che poi suonava chitarra negli Otic, è Mathias Marklund, che in realtà suona ancora nei Wintersorg dal 1999, e anche lui ha alcuni altri progetti. Gli Otic si sono sciolti ufficialmente nel 2002 per poi ricomporsi, anche se in realtà non hanno fatto nulla di concreto, nel 2012, quando appunto Wintersorg e Mathias Marklund hanno annunciato di volere comporre qualcosa per gli Otic, e poi il progetto molto probabilmente è stato semplicemente completamente abbandonato, non si sa molto altro. Quello che ha lasciato la band sono 3 demo e 2 full length, uno del 98 e uno del 99, oltre una compilation del 2008, e sono davvero due album che, ripeto, come ho detto per gli Storm, sono davvero due album da conoscere, che forse portavano anche avanti un concetto diverso di folk metal rispetto a quello che sarebbe poi nato, che avrebbe avuto un enorme successo pochi anni dopo, all'inizio del 2000, con la vagonata di band finlandesi, Pintor, Kotti, Panti, Lisa, Sentiferum, eccetera, eccetera,
che portavano, come potete sentire dalle sonorità, totalmente un altro concetto di folk metal. Quindi fa sempre piacere andarseli a riascoltare ogni tanto e a scoprirli, naturalmente, in quanto non pubblicando nulla da qualche anno è anche abbastanza semplice non conoscerli. Direi che questi, insomma, erano gli Otic, e di passare alla prossima band. Ma prima di farlo, direi che vi ho detto i concerti della prossima settimana, non vi ho ancora nominato le news della settimana, le news in realtà della settimana scorsa, in quanto chiaramente live in radio noi possiamo dare le news non ancora uscite, e quindi vi ricapitoliamo quello che è successo nel mondo pagan folk black metal settimana scorsa. Alcune news poi naturalmente ve le diamo passandovi un pezzo al riguardo, come per esempio è stato per questa puntata per gli Oscrooming Film, per i Viewfall e per gli Atlas Pain. Quali sono state le altre news della settimana scorsa? Gli Arcturus hanno pubblicato un'ulteriore anteprima del loro nuovo album Arcturian, che è uscito oramai l'8 maggio, ma che ancora, insomma, hanno voluto pubblicare un singolo, tra virgolette, postumo. Il singolo si intitola Game Over, quindi potete andarlo ad ascoltare. Ricordandovi sempre che la band suonerà il 27 giugno al Circolo Coni di Brescia, ha suonato a Bologna qualche giorno fa, sarà accompagnato, questa è un'altra notizia di poco fa, dagli Opera Nona, Necroart, Mysterious e Embrace of Disharmony. Poi i Peste Noir hanno finalmente pubblicato la loro pagina Facebook ufficiale, benedizione, finora si potevano seguire le news sul gruppo francese solo tramite la pagina del suo fondatore, che era Le Mesnier Le King su Facebook, e si potete trovare la pagina ufficiale. Degli Oscrooming Film vi abbiamo già parlato, dei UFO vi abbiamo già parlato. Altra notizia che riguarda un gruppo italiano, ovvero i novaresi Skull, che hanno annunciato di aver registrato, di aver terminato le registrazioni del loro nuovo album, che sarà il quarto della loro discografia. C'è ancora da registrare la voce ed è stata pubblicata una preview che potete ascoltare dai vari canali social. Ultima notizia che ho lasciato per ultima perché la vorrei commentare è il nuovo singolo degli Equinox. Chi sono gli Equinox? Sono una band russa nata dai Beard per volontà del mastermind della band. Insomma, a un certo punto hanno cambiato nome, hanno cambiato stile, si sono fatti più nella volontà della band, più oscuri, più lenti, più complessi. In realtà, personalmente, sia l'EP uscito l'anno scorso, sia le anteprime di quest'anno non mi hanno soddisfatto tantissimo. Comunque, l'anteprima pubblicata si chiama Fire Walk With Me ed è un brano ispirato alla stupenda serie televisiva Twin Peaks, serie di David Lynch degli anni 80 o 90, e che tra l'altro per chi non l'avesse seguita vi consiglio. Comunque il nuovo album si titolerà Zivitez, uscirà questo mese, e sinceramente li preferivo moltissimo quando si chiamavano BRB, facevano folk metal semplice, veloce, allegro, alla Corti Crani. Niente di originale, però avevano pubblicato alcuni album assolutamente che intrattenevano molto bene ed erano assolutamente divertenti da ascoltare. Comunque, se volete andarvi ad ascoltare il nuovo singolo degli Equinox, noi nel frattempo andiamo ad ascoltare un altro pezzo, mentre di sottofondo, ricordo sempre, ci sono gli Otig. Il prossimo pezzo viene da un'altra band russa, un'altra band folk metal,
caposaldo della scena russa, anche se davvero poco conosciuta nell'Europa occidentale, anche perché il loro ultimo full risale al 2006. Sto parlando di Pagan Rain, band che per l'appunto si è formata nel 97, si è sciolta nel 2007, da qui l'ultimo album pubblicato nel 2006, ma che poi si è riformata nel 2012 e ugualmente come per gli Otis, in realtà non ha pubblicato praticamente nulla. Noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo dal loro album del 2004, il pezzo si intitola Slavonian Brotherhood e l'album si intitola Destinies of Bygone Fate. Insomma, questi sono i Pagan Rain, questa è Slavonian Brotherhood. Buon ascolto. Now I have found that
Eccoci qua, questi erano i Pagan Rain dalla Russia, ve li rimetto sotto, mentre direi che siamo arrivati agli ultimi due pezzi, e non sicuramente per importanza, e l'ultimo pezzo di un gruppo italiano, e poi sarà un finale davvero con i fiocchi. Bene, prossimo pezzo è di una band italiana, una band che ha pubblicato il suo secondo full scorsa settimana, il 18 maggio, pochi giorni fa, per Big Theme Records. Sto parlando degli Artaius, che vengono da Sassuolo, dividono il pubblico come moltissime altre band italiane. Hanno pubblicato questo secondo full length che ho ascoltato, che valuto positivo a metà, nel senso che sicuramente è ben confezionato e ben realizzato, ma che nello stile, secondo me, approfondirà la ferita tra chi apprezza questa band e chi invece non apprezza, non le piace, insomma, non la vuole ascoltare. Voi invece adesso obbligatoriamente vi ascoltate un pezzo dal nuovo album uscito, ripeto, il 18 maggio. Il titolo è dell'album è Thorn Barnes, mentre noi ci andiamo ad ascoltare il pezzo dal titolo Leviathan. Insomma, questi sono gli Artaius, questo è Leviathan. Buon ascolto! Try for your blood.
È davvero questa sera potrei uccidere qualcuno se mi succede un'altra cosa, perché davvero non si può. Scusate per questi inconvenienti tecnici, non dipendono assolutamente da noi e abbiamo interrotto gli Artaius a metà, assolutamente senza volerlo. Va bene. Comunque, sì, vi vorrei far ascoltare l'ultimo minuto. Ma il concetto era quello, come avete potuto ascoltare, uno stile abbastanza personale che può piacere o no. Tra l'altro, ho scelto questo pezzo perché in tutto l'album è quello che potrebbe più accentuare questo discorso, il fatto di piacere o non piacere, di dividere, è uno dei pezzi più particolari dell'album. Che, come avete potuto sentire, alterna diversi generi, cose che possono, insomma, piacere come non piacere. Non voglio ripetermi ancora una volta. Ci andiamo adesso ad ascoltare l'ultimo pezzo per questa puntata di Pagan Storm Radio, e sicuramente questo invece è un gruppo che, per chi apprezza alcune sonorità, per la precisione, chi apprezza il neofolk, no, difficilmente non apprezzerà. Sto parlando dei danesi Of the Wand and Moon, gruppo nato nel 1999, fra i capisaldi assoluti del genere, fondamentalmente una one man band di Kim Larsen, che dal 1999 appunto porta avanti questa band. Siamo arrivati al loro quinto full length, uscito nel 2011, The Long Descent, e poi altri EP, demo, insomma, anche qui una discografia molto importante. Ve li passiamo anche perché saranno protagonisti di uno dei, che possiamo dire ampiamente, uno dei concerti più true che ci saranno nei prossimi tempi, in quanto il 30 maggio la band suonerà live al cimitero sconsacrato di San Pietro in Vincoli, Torino, assieme agli Imagus Lacrimam e ai Camerata Mediolanense. Sarà un concerto con anche esibizioni di pittura, insomma, con poi un DJ set che non so come ben si collegherà al resto della serata. Comunque, insomma, una serata assolutamente particolare, è davvero forse uno dei concerti più interessanti da ascoltare nel prossimo periodo. Noi comunque ci salutiamo qui, ci sentiamo settimana prossima sempre con Pagan Storm Radio. Questi sono gli Of the Wand and Moon, il pezzo si intitola The Raven Chant, e come concludere se non On night, a chance shall roam.